Vediamo adesso in questo tutorial come modificare le impostazioni principali di un dimmer. Innanzitutto dobbiamo accedere a questo dimmer partendo dall'home page. Attraverso il menu principale accediamo ai parametri della casa. Selezioniamo Gestisci la mia casa e dobbiamo entrare nella stanza dove abbiamo collocato il nostro dimmer. Nel caso specifico è il salone. Dove c'è scritto luce salone si tratta appunto del dimmer. La prima cosa che dobbiamo fare, e questa è fondamentale, è quella di abilitare l'opzione dimmer luce. Questo perché? Perché il nostro dimmer, finché non abilitiamo questa funzionalità, non è in grado di regolare, e lo dimostriamo subito. Se anche tenessi premuto, vedete che la luce non modifica la sua intensità. Quindi è in grado solo di accendere e spegnere. Abilitando invece l'opzione dimmer luce, naturalmente l'app ci avvisa di verificare, quindi essere consapevoli che la lampadina utilizzata sia una lampadina dimmerabile, quindi noi confermiamo, usciamo dalla schermata in modo tale che l'opzione sia effettivamente abilitata e adesso vediamo che, oltre che accendere, tenendo premuto, la lampadina si regola anche. Perfetto. Torniamo nel nostro dispositivo perché ci sono altre funzionalità a disposizione. Per esempio, l'impostazione della minima e della massima intensità della luce. Queste possono essere utili per diversi motivi. La minima, ad esempio, perché magari non si vuole scendere al di sotto di una certa soglia, in quanto la lampadina utilizzata, per esempio, potrebbe sfarfallare o risentirne in qualche modo nel suo funzionamento. La massima perché magari utilizziamo una lampadina un po' troppo potente e non vogliamo che si superi un certo livello, magari per questione di risparmio energetico. C'è poi la possibilità di impostare il LED di segnalazione blu che c'è a bordo del dimmer stesso. Proviamo ad abilitare la prima opzione, cioè interruttore facilmente individuabile al buio. Significa che quel LED blu rimarrà acceso fin tanto che la lampadina comandata è spenta. Quindi ci consente appunto di individuare il nostro comando anche se siamo al buio. Usciamo dalla schermata per abilitarlo ed ecco che il LED blu lo troviamo acceso. Rientriamo nel nostro dispositivo e facciamo esattamente il contrario. Disabilitiamo la precedente opzione e abilitiamo la successiva. In questo caso il LED blu si accenderà quando la luce comandata sarà anch'essa accesa. In pratica si tratta un po' di una segnalazione di stato del carico. Usciamo, come sempre, dalla schermata, proviamo ad accendere la luce ed ecco che il LED blu si accende. Un'ultima impostazione che possiamo dare al nostro dispositivo è quella della potenza della lampadina. È ovviamente un valore modificabile e se desideriamo che nella sezione relativa alla visualizzazione dei consumi il valore indicato sia il più possibile rispondente alla realtà, ovviamente qui dovremo inserire il corretto valore della potenza della lampadina installata.